L'ultima cena di Leonardo da Vinci è uno dei punti più alti del Rinascimento italiano e una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi. Qui però non siamo nel convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, che da sempre la ospita, ma in un altro convento, quello di San Domenico Maggiore a Napoli, che con la mostra Impossibile, promossa dalla RAI e dal Comune di Napoli con l'Associazione Culturale Pietrasanta, consente di ammirare, grazie a riproduzioni digitali di grande efficacia, 117 capolavori del nostro patrimonio artistico, l'opera integrale di Caravaggio e Leonardo e gran parte di quella di Raffaello. E anche se non si tratta degli originali sparsi nei musei di tutto il mondo e che mai potremmo vedere riuniti in un'unica mostra, l'effetto è suggestivo. Democratizzare l'arte, fare in modo che possano conoscere i capolavori della nostra pittura, non solo quelli che abitualmente frequentano i musei, ma tutti quelli che normalmente non vanno in musei e soprattutto i giovani e gli studenti. Avere dei dipinti della nostra storia in un formato della nuova tecnologia e dell'innovazione mette insieme tradizione, cultura e sviluppo e futuro. Realizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e con il Ministero dell'Istruzione, l'iniziativa ha precise finalità divulgative e didattiche e ha un valore aggiunto nel luogo che la ospita, il convento di San Domenico Maggiore, recentemente restaurato e aperto alla città. Un complesso monumentale di grandissimo valore di interesse, nel quale tra l'altro è passata parte fondamentale della cultura occidentale. Basti ricordare che qui hanno studiato San Tommaso d'Aquino e Giordano Bruno. Arte e cultura come autentica identità nazionale, dice un pezzo di storia della RAI e del giornalismo italiano, Sergio Zavoli. Siamo vittime di una sorta di disincanto, di disaffezione, come se non avesse più valore tutto quello invece che costituisce il valore autentico, la forza, voglio dire, la credibilità, la dignità e l'identità del nostro paese.